Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Siamo su Empire Total War. Dopo la conquista di Genova ho fatto queste due navi, Bigantina e Corvetta, che mi sono servite per poter attaccare Corsica. Quindi abbiamo una piccolissima flotta in ordine. Ora c'è un problema grosso. Venezia è alleata con Austria e Spagna, quindi con le mie alleate. Ora, cosa posso fare io per poter prendere Venezia? Non lo so. Questo è qualcosa che veramente non so. Quindi potrei iniziare ad attaccare gli stati barbareschi. Quindi qua ci sono degli eserciti, ovviamente. Come noi butteremo via dalla Corsica, ci metteremo qualche milizia qui, ovviamente, giusto per tenere a bada la popolazione. Qua la situazione va perfettamente, nessun problema. Come ricerche stiamo facendo una baionetta, questa qui. Ci vediamo al prossimo turno. Voi dovete capire come ho fatto a prendere questa cosa. Per sbaglio, invece di mandare questo esercito, ho mandato questo di due. E allora ho detto vabbè, proviamo, tanto non vincerò. Sono andato a vedere, ho fatto automatica, cazzo, ho vinto. Quindi abbiamo questo, cioè abbiamo già questo, cioè, signore, ok. Sì, capitano. Quindi ora, capitano, questo esercito, che è ben forte, cioè, non c'è dubbio, da sinistra in marcia. Dove andare? Qui, levare l'ancora, gettare l'ancora. Bene, qui c'è tutto sto casino, purtroppo non c'è da fermarsi. Mi hanno distrutto qua di nuovo il conneggio, non so perché. È nata Firenze e gli ho fatto costruire questa bottega dei ceramisti, così abbiamo molti più soldi, però in questo caso no, perché abbiamo dei discreti eserciti. Anche qui, vabbè, qui solamente questi qua, siamo di questo, ok. Attenzione, a quanto pare i governi di San Giovanni hanno preso la Siria e la Serbia. Una cosa interessante. Sviluppiamo questo porto, ma qui c'è una città, qui ci metteremo una chiesa, per far aumentare il cattolicesimo. Ragazzi, cioè, non riesco qui a fare questo, guardate. Da sinistra, ordini, in marcia. Ok, qua si trovano bene, quindi qua sono felici per ora. Se aumentassi un po'... Mica vi incazzate? Non proprio. Pronti, no, fermo. In marcia. Cioè, mi sa ci sono milizie. Da sinistra, in marcia. Voi invece siete in attesa di altri ordini. Pronti, in marcia. Okay. Signore, uomini, invece qua in Corsica, se mi lascio così, avanti, in attesa di ordini. Questo esercito è inizia. I vostri ordini, maestà. Ah, quando vuoi conquistare Milano, però Spagna mi ha alleata. Non posso lasciarla così. Io miglioro l'Angelia, la miglioro, e poi gliela do alla Spagna, in cambio di Milano, più dei soldi. Quindi questo sarebbe il mio piano. Allora ragazzi, ho fatto una stronzata. Ho attaccato Venezia e Spagna era in guerra contro di me. Gli ho preso Milano e gli ho fatto pace. Accettato. Adesso ha stima di me. Non so perché, ma ha stima di me. Quindi ho Milano.
Però qua c'è. Cioè, non è che c'è un esercito qualsiasi. C'è Venezia. E qua siamo scoperti. Ho provato a fare sta cosa, ho fatto sta stronzata. Ed è andata bene. È andata bene. Poi. Questa parte di esercito. Altri ordini? Andarsene, sì. Pronti. Per attaccare questi qua. Voi rimanete qua. Pronti alla battaglia! Signori, solamente questo forte ci costringe a non avere Venezia. Solo questo forte ci costringe a non unificare in Italia. Solo questo forte. Quindi, questa battaglia sarà una delle più decisive al mondo. Per unificazione dell'Italia, quindi oggi noi riusciremo a vincere? Io penso di sì, però non si sa mai, eh. È arrivato proprio un ufficiale, proprio quello che dici, proprio questo è quello che fa per proprio un forzo speciale. Mandate. Dai che gli uccidiamo in generale. Bene, bene. Un saluto a Eog. Vabbè signori, la vittoria è nostra. La vittoria è nostra. Abbiamo unificato quasi del tutto l'Italia, perché manca la Sardegna. Bene, manca la Sardegna. Manca ancora la Sardegna e le nostre due colonie e Patrasso. Ma non succederà in questo video. Va bene ragazzi, adesso il video finisce qua. E niente, noi ci vediamo sul prossimo episodio. Unificazione è vicina. Ciao ragazzi.